Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del vivaismo. Oggi siamo a vedere una cosa un po' particolare, perché il vivaismo ha avuto delle evoluzioni. Qui siamo in un'azienda che è della Agraria Checchi, dove si produce proprio questi terricci personalizzati. Le materie prime vengono messe in dei box, ogni box è diviso con tutte le sue materie prime e praticamente tramite un programma che è preimpostato dalla macchina vengono mescolate. Allora, intanto che materie prime sono, cioè di cosa sono composte? Ovviamente sono composte da torba, pomice, lapilli. E da ultimo stiamo molto puntando tantissimo sul cocco, la fibra, midollo e chips di cocco. Ecco, praticamente tutti questi materiali, nelle varie percentuali che sono state decise, vengono mescolati insieme. Normalmente vengono decise o dal cliente, secondo la nostra indicazione di massa, viene scelto dal cliente, e dopo la miscelazione delle materie prime viene dato anche una concimazione, sempre richiesta sul cliente. Questo è il nostro trasportatore dove sono cascati i vari materiali, le materie prime. Sì, in questo momento, come potete vedere, sul naso sono cascati midollo e fibra di cocco e con del chips. Passa su questo nastro, passa sotto una calamita, no? Sul quale noi possiamo trovare dei pezzi di lavorazioni che sono state fatte di ferro, vengono tutte tolte per via di che potrebbe essere pericoloso poi l'utilizzo dell'invasatrice. Ecco, perché questo è materiale che da dove arriva? È anche di recupero qualche cosa? Allora, normalmente questo il cocco può arrivare da India, in Sri Lanka, la parte del midollo, nella parte della fibra dalla Repubblica di Santo Domingo. Chiaramente è un prodotto ecocompatibile perché si rinnova, cioè le piante di cocco fruttificano sempre tutti gli anni e dalla noce, dallo scarto della lavorazione del cocco, noi creiamo questo terriccio. Da queste bocche cascano i concimi, praticamente quello che è sotto è la miscela di inerti fondamentalmente. Sostanzialmente in questo caso abbiamo una miscela di cocco che è la base del substrato e in questa postazione, nel secondo step della macchina, vengono dati i fertilizzanti. I fertilizzanti in questo caso sono concimi a cessione controllata e concimi organici, come potete vedere. Ecco, tutto questo viene fatto in base alla richiesta del vivaista, perché il vivaista sa dove andrà questo, cioè per dire se va a un cipresso è diverso che se va alle rose, ecco, per intendere. Sì, sostanzialmente il valore in più che dà l'impostazione di questa macchina è dovuto anche a questo. Il cliente può chiedere tipi di terricci specifici per vari tipi di piante. Una pianta magari ha bisogno di più concime, prepariamo il terriccio con più concime. Una pianta ha bisogno di meno concime, ne prepariamo con meno. O ha bisogno di altri tipi di concime. Non esiste più, come era una volta, un terriccio uguale per tutti. Ma certamente i vivaisti si sono specializzati, specializzando, cercano di fare tutte le cose su misura. Tutto questo materiale viene trasportato dal nastro e viene buttato dentro a un miscelatore praticamente. Quello è un vaglio miscelatore dove nella prima parte, dove è chiuso, viene mescolato e la seconda parte è aperto e lì fa una specie di vagliatura. Nel senso, tutto il materiale sotto una certa dimensione diventa terriccio. Passa e va via, va al box di consegna. Il resto viene scartato. Questo serve per far sì che non si trovino nelle invasatrici sassi o un materiale molto grosso che potrebbero danneggiare. Ecco, tutto questo non è un procedimento solo meccanico, c'è un cervello che comanda e decide in maniera precisa le quantità dei vari materiali che debbono essere miscelati. Sì, noi impostiamo la ricetta che ci chiede il cliente sul programma e poi questo programma in automatico gestisce dalle percentuali delle materie prime ai chili di concime che devono essere distribuiti per metro cubo nel terriccio.
E addirittura poi, e ora lo andiamo a vedere, decide anche in quale box il materiale deve essere scaricato, in modo e maniera che poi dopo, quando il vivaista viene a caricare per prendere il suo terriccio, si sa già dov'è.